C'era una parola Ciro, fatemi solo dire due parole. Ciro è una persona che mi emoziona, ha una voce incredibile. L'incontro è nato, ci pensavamo a cosa fare e per caso io sto pensando a Ciro, mi giro un giorno in aeroporto dietro di me. Poi mi ha colpito subito la voce, ho detto questo è Ciro, no? Alle 7 di mattina all'aeroporto e abbiamo parlato in pochi minuti e abbiamo capito al volo cosa volevamo fare. Ciro è una voce che emoziona e lo paragono sempre a Nick the Nightfly, quello che mi faceva trascorrere le serate quando ero giovane, sera di Monte Carlo, ma soprattutto ha un'intelligenza che ha capito e riesce a far capire che la voce è uno strumento che può dare emozioni, ma può guidare le relazioni fra le persone. È bravo perché lo sa fare in Italia, lo sa fare all'estero, lo sa fare in ambiti diversi, lo sa fare nel mondo del lavoro, nel mondo della comunicazione, eccetera, eccetera. Non aggiungo altro perché tolgo spazio al grandissimo Ciro. Seguite la serata. Grazie Marco, grazie mille, grazie per questa opportunità, questa occasione di poter essere qua a parlarvi di qualcosa che spero possa interessare tutti. Prima però di parlare di qualcosa che può interessare tutti, io volevo sapere se avete realmente pensato di aiutare la dottoressa Patanella e se avete pensato realmente di poter fare qualcosa questa sera già, perché credo che, non lo dico perché si debba necessariamente fare o perché sia giusto, questo è evidente che è giusto, ma il punto e che tante volte noi abbiamo delle buone intenzioni, evidentemente le abbiamo perché sappiamo, insomma, un cuore non solo ci appartiene ma ci guida. Il fatto è che le buone intenzioni che abbiamo, e quindi il fatto che scaturiscano in alcuni momenti, quando è passato l'attimo forse ci dimentichiamo, e quando ci dimentichiamo di quello che avevamo pensato di fare, poi l'occasione non c'è più e non abbiamo potuto partecipare a qualche cosa di bello. Per cui quello che mi piacerebbe, visto che io ho sentito molto forte questa esigenza di partecipare personalmente a questa iniziativa, io vi chiedo se anche voi avete sentito quello che ho sentito io e come penso abbiamo sentito tutti, se potete pensare realmente, senza pensarci mezza volta, se si deve fare del bene si può fare subito, perché l'unico modo per fare del bene è adesso, non è fra 5 giorni o 5 anni. Scusate, ma era proprio quello che sentivo di dirvi prima di cominciare la serata, perché ritengo che sia importante. Non vi dico adesso alzatevi tutti e andate, anche se magari potrebbe anche essere fattibile, passiamo la serata, ma io ritengo che se siamo qua con uno scopo è quello di poter avere questa incubatrice portatile. Io non sapevo neanche che esistesse un'incubatrice portatile, invece penso che possa essere del bene veramente per i bambini, e soprattutto è qualcosa di molto importante che ci consente di vivere ancora al meglio il Natale. Bene, e il secondo ringraziamento evidentemente è con chi come me non passa molto tempo a casa, ma alle 6 del mattino in aeroporto per andare da una parte all'altra del mondo, quindi a volte ci si incontra e si dice ma perché non riproviamo a fare qualcosa insieme, e quindi abbiamo progettato e pensato questa cosa. E quindi grazie a Marco Tardi, grazie a Paolo Durati, grazie a Torino Im, grazie di questa grande occasione, grazie a voi di essere qua questa sera. Io spero immeritatamente di potervi dire qualche cosa che possa darvi qualcosa in più, cioè che possa esservi utile per la vostra vita, per quella delle persone che avete attorno a voi. Ma non c'è tanto da dire, è veramente molto poco. L'argomento della sera, come sapete, è la voce vincente della calma. Allora, che cos'è la voce vincente della calma? Vediamo, oh, molto bene, così. Sì, perché no? Grazie. Allora, qualcuno di voi si arrabbia ogni tanto? Cioè, tutti quelli che non si sono mossi non si arrabbiano? No, chi si arrabbia, dai? Tutti. Tutti quanti ci arrabbiamo, molto bene. Allora, ci arrabbiamo perché desideriamo arrabbiarci, ci fa piacere? Qualche volta sì, perché qualche volta, questo mi viene riferito nelle aziende, ti devi arrabbiare appositamente perché chi ha sbagliato si deve accorgere di aver sbagliato e quindi arrabbiarsi può servire. Arrabbiarsi non è una cosa comunque che noi vogliamo fare, è una cosa che ci capita e con la quale dobbiamo convivere in qualche modo. Molte persone dicono l'unico modo in cui io riesco a farmi ascoltare è quando mi arrabbio, è quando batto i pugni sul tavolo, quando alzo la voce. A qualcuno di voi capita così? Con i figli?
succede qualche volta che si alza la voce con i figli, non siate timidi, dai, non mi fate dire delle cose, succede o no? Oh, allora, questo succede perché siamo umani, perché siamo reattivi. Esiste un codice della voce della calma che alcune persone possiedono e altre no. Avete notato che c'è qualcuno calmo che riesce sempre a cavarsela nelle situazioni senza dover urlare, senza dover... Mi fate qualche esempio? C'è qualche persona, ad esempio, dello spettacolo che secondo voi è particolarmente calmo? O un presentatore, o un giornalista, o un conduttore? Labellini. Labellini. Qualcun altro, qualche altro esempio? Fazio. Fazio. Un'altra persona calma? Berlusconi. Beh, Berlusconi ultimamente non ci è sembrato fosse particolarmente calmo, poi avrà i suoi buoni motivi o cattivi motivi, ma sono... Comunque ci sono delle persone che riescono a gestire le situazioni attraverso una modalità non arrabbiata. Chi? No, nulla. Che domanda. Queste persone hanno qualcosa di molto diverso? No, sono persone come noi. Ma per qualche motivo posseggono un codice, perché si tratta proprio di un codice emozionale, di un codice del comportamento, di un codice corporeo, di un codice fisico, che alcune persone hanno e altre no. Bene, chi possiede questo codice? Chi dentro di sé ha la capacità di reagire in maniera calma alle cose che capitano, chi sente di avere il polso della situazione, queste persone non sono extraterrestri, semplicemente posseggono, sono dei talenti per cui posseggono una capacità di reazione diversa rispetto agli altri. La cosa che ho scoperto in tanti anni di lavoro sulla comunicazione e sull'uso della voce per generare emozioni, ho scoperto che tanto quanto esiste un codice delle emozioni facciali, sapete quanto si parla della comunicazione non verbale, quanto si parla delle emozioni del volto, quanto si parla del fatto che ormai tutti sanno che questa è una posizione di chiusura, no? Perché tutti bene o male hanno fatto un corso di comunicazione e sanno alcune cose, no? Che tutti quanti dovremmo sapere in realtà. Ma mentre sappiamo tante cose sulla comunicazione corporea, non sappiamo altrettante cose sulla comunicazione vocale. Eppure, quando parliamo al telefono, il corpo serve fino a un certo punto, è la voce che trasmette un messaggio e dà un senso di credibilità. Nella realtà, però, non è vero neanche questo. Se si parla di comunicazione non verbale, e quindi il corpo, e di comunicazione paraverbale, e quindi la voce, dipende solo dal fatto che tanti anni fa, 41 anni fa, uno psicologo americano fece una ricerca nella quale separò le componenti di parola del messaggio dalle componenti della voce, dalle componenti del corpo. E quindi si creò quella famosa regola che molti conoscono del 7%, 38%, 55%, che mette insieme quindi le componenti verbali alla voce, al non verbale. Bene, ma mentre esiste un codice, come dicevo, molto chiaro della comunicazione corporea, nessuno conosce il codice della comunicazione vocale.